Ciao ragazzi, ben ritrovati. Breve post partita caldo di Torino Inter, risultato finale 0-3. Tutto come annunciato e c'è un grosso problema, come scrivo nel titolo, come scriverò nel titolo di questo video, ovvero che siamo arrivati a un punto in cui tu ti siedi davanti alla TV per vedere la partita e già dal fischio d'inizio tu non hai speranze che l'inerzia sulla carta non si rispecchi in campo e che quindi possa cambiare. Questo per dire che tu sai già come andrà la partita, la riesci a leggere anche proprio minuto per minuto. Solito copione a prescindere dall'avversario, e questo è un problema. È un problema perché è un Toro che finché gli altri non alzano i ritmi più o meno tiene il campo. Oggi si è fatto anche un primo tempo, diciamo, decoroso, dove si sono avute anche un paio di occasioni per segnare. Poi nel secondo tempo basta che l'allenatore avversario ti prende due contromisure e la tua partita è finita, cioè devi soltanto più aspettare che ti segnino. Questo è il riassunto di Torino-Inter, ma potrebbe essere un copia e incolla del commento di tante altre partite che abbiamo visto in questo primo scorcio di stagione. Una stagione che è iniziata male, è iniziata con sostanzialmente il 50% delle sconfitte, perché con quella di stasera siamo a 4 partite perse su 9. È una stagione che è iniziata con una bulimia offensiva che fa... Io mi vergogno che della gente che... mi vergogno per della gente che tutta la settimana fa solo quello, ok? E poi va in campo e offre prestazioni di questo tipo. E se vi andate a vedere due numeri scoprirete due cose molto interessanti. La prima è che il Torino non segna da 4 partite abbondanti, cioè l'ultimo gol segnato è quello di Zapata con la Roma, ok? Ed era il 24 settembre, oggi è il 21 ottobre, cioè noi non segniamo da un mese sostanzialmente, e senza la trasferta di Salerno nelle restanti 8 partite il Torino ha segnato 3 gol, uno dei quali totalmente ininfluente, quello di Scurs contro il Milan. Questa è la realtà dei fatti e questa è la testimonianza dei numeri. Tutto il resto sono soffismi da 4 soldi. Mi fermo un attimo e apro una parentesi. Volevo fare un in bocca al lupo a Scurs, che purtroppo si è infortunato, e io temo, dalla dinamica dell'infortunio, anche un po' dalle immagini che ha fatto rivedere DAZN, che gli sia saltato il ginocchio. Ora, io non voglio fare quello che sa, spero di sbagliarmi, la dinamica mi sembrava quella, e non voglio neanche stare a dire ma il campo di patate da rifare, cioè non mi intendo di queste cose. Fatto sta che comunque in un mezzo contrasto con Barella Scurs ha messo male il piede sinistro, e mi sembra che la sua reazione, con tanto di lacrime, la reazione dei compagni sia stata abbastanza chiara. Se si è fatto il ginocchio, bisognerà capire quanto saranno interessati i legamenti. Praticamente la stagione è finita. Quindi cominciamo a farci l'idea di questa cosa, perché dai risultati degli esami potrebbe anche uscire un risultato di questo tipo. Per quanto riguarda invece il risultato di campo, ecco, io partirei proprio dalla sliding door dei cambi, perché Inzaghi fa un triplo cambio quando vede che la sua squadra non gira, tempo di pochi minuti, e Dumfries, uno dei 3 nuovi entrati, confeziona il gol di Thuram. Tra l'altro io a fine primo tempo avevo proprio scritto su Twitter, anzi su X, scusami Elon, su X avevo scritto: finché l'Inter non alza i ritmi, rimaniamo in partita. Stanno mancando in alcuni giocatori come Mkhitaryan, Thuram e la fascia destra, che era completamente assente. E infatti Inzaghi cosa ha fatto? Il primo cambio che ha fatto, ha messo Dumfries per dare un pochino più di freschezza, di spunto. La prima palla toccata da Dumfries è stato l'assist per Thuram. Thuram, che in occasione del primo gol è stato lasciato completamente solo in mezzo all'area, libero di calciare. E questo anche denota un fatto: che il Toro nel secondo tempo non era in campo neanche con la testa, perché non è che ha segnato Acerbi o De Vrij o Mkhitaryan o lo stesso ha segnato il centravanti dell'Inter, centravanti che per definizione, se tu lasci solo in mezzo all'area o sei i nostri che non sono del mestiere, o altrimenti ti castiga. Sul secondo gol, ennesima rete subita da calcio da fermo.
Io mi domando che cosa preparino in settimana, perché tu 2 settimane fa arrivi da un derby dove hai perso 2-0, 2 gol da calcio d'angolo, quasi 3, stessa dinamica, ok? Ripetuta, mezza spizzata in mezzo all'area, tutti al bar, a mezzo fermo e Lautaro Martinez sulla linea di porta te la butta dentro. Cioè, capite, ci sono proprio dei problemi di fondo di una squadra che non è sul pezzo. Non è sul pezzo. In più, in tutto questo, aggiungiamo, c'è appunto una abilità offensiva che io a memoria non ricordo un Toro così sterile, offensivamente parlando. Ed è inutile che continuiamo a giustificare con le assenze, con la sfortuna, con quello che vogliamo. Oggi non c'era Zapata, ok, ma nelle ultime 3 partite Zapata c'era. E non ha combinato nulla, ma perché non è stato messo nelle condizioni. Oggi Pellegri, anche giustamente messo titolare, perché comunque non c'è Zapata, Sanabria ha fatto solo un allenamento con la squadra, io comprendo anche la scelta del mister, Pellegri, palloni giocabili, uno, quel cross di Bellanova che di testa ha messo in porta, ok? Io mi domando come sia possibile non riuscire a sviluppare una trama offensiva che sia una, ragionata, fraseggiata, ok, dove si attacca anche con 6-7 uomini, dove i laterali appoggiano, dove i centrocampisti appoggiano l'azione, o come ha provato almeno a fare Ricci nel primo tempo, un paio di volte con un tiro da fuori, sai, cerchi anche di sparigliare un po' le carte. Per il resto niente, encefalogramma piatto, e dire che rispetto alle scorse uscite, oggi è stata una delle meno peggio, e l'Inter ha vinto camminando. Quindi questo ci dovrebbe dare il termometro della situazione. Si stanno accendendo un po' di spie. Occhio, perché sabato andiamo a Lecce e con questa fotta e con questo piglio facciamo il remake di Lecce-Torino di Mazzarri. Io ve lo dico una settimana prima, perché conosco i miei polli, li conosco molto bene, a tal punto che dopo la vittoria col Genoa e quella con la Salernitana vi dicevo: ragazzi, questa squadra va avanti per episodi estemporanei, non ha un gioco, non ha un'identità, per lunghi tratti della partita non ha idea di cosa fare col pallone tra i piedi, e infatti lo stanno dimostrando, ma non perché io capisca di calcio, perché è oggettivo, è evidente, basta guardare le partite e non essere tifosi da live score, ok? Obnubilati dai risultati, risultati che così non arriveranno mai, perché non stiamo costruendo, non stiamo sviluppando nulla dal punto di vista del gioco e dell'identità, ma anche del modo di stare in campo. Si arriva sempre dopo sulle seconde palle, si arriva sempre dopo sui contrasti, si fanno errori tecnici basilari, cioè qua, a parte Bellanova in un paio di occasioni, non c'è uno che sappia mettere un cross decente in mezzo all'area, giocatori di Serie A che fanno quello dal mattino alla sera, non è normale, ok? Poi il mister, caspita, vai sotto 1-0 e in quel momento lì devi fare i cambi, metti ste 2 punte, tanto la partita è persa, metti ste 2 punte, dai minuti a Sanabria, non me lo mettere all'ottantesimo quando l'hai messo, che non serve più, a partita persa. Ok, Ilic buttato dentro, primo pallone, prima azione in cui è stato coinvolto è stato il rigore causato, ma capisci che un giocatore pagato 17 milioni tu me lo devi responsabilizzare, non me lo puoi tenere fuori per far giocare un medianaccio come Linetti, che oggi ha fatto la sua onestissima partita, ma rimane un mediano di quelli che ce ne sono a decine, mentre Ilic sarebbe uno di quei giocatori sui quali teoricamente andrebbe plasmata la squadra titolare. Poi sono d'accordo che anche il giocatore debba dare delle risposte, ma continuare a diciamo sminuirlo a livello di scelta probabilmente non aiuta, e te lo sta dimostrando il fatto che ogni volta che entra fa peggio di quando gioca da titolare. È sparito Radonjić dai radar, per esempio, va bene, non è una grave perdita, però oggi di nuovo 70 fischi minuti di Demba Sek, anche meno. Ho letto tante critiche a Vlahovic, le posso anche condividere, però se Vlahovic serve per marcare il play avversario, fare una gara di rincorsa, allora non era il caso di riscattarlo quest'estate. Si poteva giocare benissimo con i Linetti e con questa gente qua, che fanno lo stesso lavoro, anzi magari lo fanno pure meglio, perché Vlahovic mi deve dare qualcosa a livello offensivo, non mi puoi chiedere di fare il De Ascentis, perché altrimenti non ti serve a niente. Ci sono giocatori
molto più bravi di lui a fare quel lavoro e che costano molto meno. Cioè, siamo pieni di equivoci anche a livello tattico che non vanno bene. Non vanno bene. Poi ripeto, tanti anche errori di base, appoggi sbagliati, anche l'impressione che l'allenatore avversario con due mosse ti possa sparigliare le carte e vincere la partita. C'è qualcosa che non va. Io non sono per il cambio di allenatore perché per me cambiare allenatore è proprio l'ultima scelta, quella più drastica. Cioè, bisogna proprio essere parecchio in difficoltà per cambiare allenatore. Per me qua si può uscire insieme da questa situazione. Non vorrei che passasse il messaggio che la cosa che io reputi grave aver perso magari contro l'Inter, aver perso il derby o aver perso malissimo col Milan. Io non valuto la sconfitta, valuto il come arriva la sconfitta, e queste sconfitte sono arrivate in maniera preoccupante, perché questa squadra ha lo stesso atteggiamento, gli stessi bug, gli stessi gap palesati contro l'Inter, li abbiamo palesati anche contro il Cagliari. Cioè, capite che non dovrebbe essere così, non dovrebbe essere così, tanto è vero che l'unica partita in cui abbiamo giocato in scioltezza è stata quella con la Salernitana, che a posteriori si è rivelata probabilmente la squadra più disperata del campionato, tanto che recentemente ha anche cambiato allenatore per un motivo, perché erano più disperati di noi. Ma per il resto io, a livello di produzione di gioco, anche di convinzione con cui si va in campo, io fatico a trovare squadre messe peggio del Toro. Ed è preoccupante, è ingiustificabile, ok? Perché la società spende tanti soldi per mantenere questa squadra e per mantenere in sella questo allenatore, e ha un monte ingaggi che non giustifica assolutamente un certo tipo di prestazioni. È inutile che facciamo finta che i soldi non esistano, e che per questa società sta spendendo un tot di soldi, e Cairo ha ragione, deve avere dei risultati che collimino con i soldi spesi. Ok? Senza parlare di obiettivi sportivi, vittorie e quant'altro, ma dobbiamo essere più o meno lì. Al momento la società ha impegnato tanti soldi e non sta ricevendo in cambio nulla, e quindi è giusto che si lamenti, ok? Perché se non partiamo dal presupposto che tutti lì in mezzo si devono prendere le loro responsabilità, entriamo in un giro molto molto pericoloso. Lo so che la maggior parte di chi mi ascolta odia proprio a livello incredibile l'attuale proprietario del Torino FC, ma questo non vi fa vedere la situazione in maniera razionale, in maniera organica e in maniera equilibrata. E allora ci provo io a spiegarvelo. Il Toro ha fatto delle scelte anche economiche, ok? Le scelte hanno un peso, hanno delle conseguenze, ma l'allenatore su tante cose è stato accontentato. Piantiamola di dire che la rosa è scoperta, che la rosa è scarsa, perché è una narrazione sbagliata. L'allenatore su tante cose, non ultima quella di farsi acquistare un centrocampista da 17 milioni di euro che gioca 5 minuti più recupero, è stato accontentato. Quindi adesso serve che questa squadra venga rimessa in piedi, e io mi aspetto già da Lecce un altro tipo di partita, perché ripeto, se noi andiamo a Lecce con questa mentalità qua, finisce male. Poi abbiamo il Sassuolo in casa, altra partita complicata, però capite che se la squadra è questa, sono tutte complicate le partite. Al netto dei meriti dell'Inter, che comunque quando ha deciso di vincere la partita te l'ha vinta, perché è una squadra forte, perché ha qualità, perché ha i cambi, ma questo non lo scopriamo di certo oggi. Il punto è che noi abbiamo fatto troppo poco, e questo è un bel problema. Ditemi la vostra nei commenti, grazie per avermi ascoltato, iscrivetevi al canale. Se ancora non l'avete fatto, lasciate un like al video e seguitemi sui miei canali social che vi lascio in descrizione. Ci vediamo molto presto. È sempre Forza Toro.